Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Come avete già visto nell'anteprima, oggi andremo a realizzare una maglia. I materiali utilizzati sono il filato Charlie, che potrete trovare sul portale della Teslen. Ha una composizione del 40% acrilico, 60% poliamide, pesa 40 grammi ed è lungo 68 metri. È morbidissimo ed è molto scorrevole durante la lavorazione. Poi abbiamo bisogno del filato Colora. Questo lo trovate in qualsiasi merceria, lo vendono anche online. In questo momento non ricordo dove l'ho acquistato perché è già un po' che ho questo filato in casa. Comunque è facile da reperire. Poi abbiamo bisogno di un po' di filato, che sarebbe questo qua doppiato, aggiungendo questo filo un po' pelosetto, sarebbe la Reta Slim, che lo trovate sempre nel portale della Tessiland. Abbiamo bisogno di 1 metro, un uncinetto numero 5,5, un ago da lana, dei segnapunti ed infine un paio di forbici. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Ho creato questo piccolo schemino per farvi capire un po' meglio l'esecuzione del lavoro, premesso che non sono brava a disegnare. Comunque, tornando a noi, abbiamo bisogno di realizzare due pannelli uguali, 1 e 2. La lavorazione di questa maglia sarà eseguita lavorando da questo punto a questo punto. Ve lo giro in questo modo. Faremo dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare all'altra estremità. Per quanto riguarda la mia taglia, devo arrivare ad una larghezza di 36 centimetri, la larghezza che parte da questo punto a quest'altro. Se voi avete una misura più grande come 38 centimetri, 40 e così via, dovete proseguire fino ad arrivare alla vostra misura. Nel mio caso, questo pannello misura 60 centimetri di altezza perché io volevo una maglia un po' lunghetta da utilizzare anche con i leggings. Come larghezza invece sono 36 centimetri, perché una volta realizzati questi due pannelli aggiungeremo delle catenelle in modo da avere una scollatura più ampia. Comunque, questo ve lo spiegherò durante il tutorial. Io lavorerò un piccolo campioncino in modo da farvi capire un po' meglio l'esecuzione del lavoro. Prendiamo l'uncinetto del 5,5 e iniziamo ad avviare. Nel mio caso sono 75 catenelle. Se voi volete la maglia che sia più corta, realizzate meno catenelle. Ne realizziamo una in più per girare il lavoro. Iniziamo lavorando le prime 25 maglie basse. Dopo aver terminato di realizzare le 25 maglie basse, proseguiamo realizzando 25 mezze maglie alte. A questo punto dobbiamo completare lavorando le ultime 25 maglie alte. Gettato, entriamo, esco da 2, esco da 2, gettato, entriamo nella maglia. Esco da 2, esco da 2 e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Completato il giro, giriamo il lavoro e iniziamo lavorando le 25 maglie alte. Facciamo un gettato e lavoriamo direttamente la maglia alta fino a completare le 25 maglie alte. Dopo aver finito di realizzare le 25 maglie alte, proseguiamo lavorando le 25 mezze maglie alte. Gettato, entriamo nella maglia, prendiamo il filo, esco da tutte e tre. A questo punto completiamo il giro lavorando le 25 maglie basse. Ho completato anche il secondo giro. Come vedete, la lavorazione andrà avanti con giri di andata e ritorno, lavorando le 25 maglie alte, 25 mezze maglie alte e le 25 maglie basse. Vedete, finiamo con le maglie basse, giriamo il lavoro e ricominciamo con le maglie basse per proseguire con le maglie sottostanti. Come potete constatare, la lavorazione è semplicissima. Dovete proseguire così fino ad arrivare alla vostra
vostra misura. Nel mio caso sono andata avanti per un totale di 58 giri. Una volta terminato di realizzare il pannello, possiamo tagliare il filo. Prendo la Barbie in modo da farvi capire bene cosa abbiamo creato. Allora, questa sarebbe la parte della spalla, vedete? Da questo punto a questo punto. Voi dovete terminare il momento in cui avete queste misure. Una volta realizzata la misura che vi serve, dovete creare un altro pannello uguale a questo. Quindi, una volta realizzati i due pannelli, dobbiamo unirli. Prendo la Barbie così vi faccio vedere come andranno assemblati. Ci sono due modi. Tutto dipenderà dal tipo di scollatura che volete realizzare. Se volete una scollatura un po' più alta, non c'è bisogno di realizzare le catenelle, ma andate a cucire direttamente le due estremità. Nel mio caso, che voglio una scollatura che più o meno venga in questo modo, andrò a realizzare 10 catenelle che partiranno da questo punto a questo punto. Riprendo i pannelli originali, facciamo un piccolo gabbietto e iniziamo dal primo punto realizzando una maglia bassa. Una volta fermato il punto, avviamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Entriamo nel pannello successivo e realizziamo una maglia bassa. In questo modo abbiamo assemblato i due pannelli. Possiamo tagliare il filo. Dobbiamo ripetere la stessa cosa da quest'altro lato. Arrivata a questo punto possiamo prendere la misura per quanto riguarda lo scollo della manica. Vi volevo dire, se 10 catenelle vi sembrano troppe, ne potete avviare anche 5, 3, 2, dipende tutto dalla profondità della scollatura che desiderate. Io ho messo dei segnapunti in questo punto, che sarebbe dove finisce la lavorazione di maglie basse. Vi dico in centimetri quanto sono. Da questo punto al segnapunti sono 21 centimetri circa. Se volete una scollatura di 20 centimetri o di 18 centimetri, chiudete un po' di più. Questo dipenderà dalla vostra misura. Dopo aver preso le misure della scollatura delle maniche, iniziamo a cucire i laterali. Prendiamo un ago da lana e iniziamo la cucitura. Inseriamo l'ago in questo modo e facciamo un piccolo nodino. Passiamo l'ago attraverso il primo pannello e il secondo, prendendo tutte le maglie. Poi lo ripassiamo nella prima maglia. Vedete, prendiamo queste due asoline più queste due. E lo ripassiamo nella prima maglia. Andiamo avanti in questo modo fino alla fine della cucitura. Dopo aver terminato tutte le cuciture dei laterali, possiamo iniziare a creare le maniche. Facciamo un piccolo gabbietto e realizziamo la prima maglia bassa. Più due catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dobbiamo proseguire lavorando tutto un giro di maglie alte. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella e ci ritroveremo con 45 maglie alte. Ho terminato di realizzare il primo giro di maglie alte. Questa è la manica come si presenta. Vedete, qua c'erano le catenelle, abbiamo lavorato le maglie alte. Dobbiamo proseguire lavorando tutte le maglie sottostanti.
Alla fine vi dirò per quanti giri sono andata avanti. Quindi sono andata avanti per un totale di 14 giri. Questo per quanto riguarda la prima parte della manica. Vi faccio vedere la seconda manica come l'ho realizzata. Dopo aver finito la prima parte con i 14 giri, ho proseguito lavorando con il filato nero per un totale di 24 giri, per poi completare un giro di punto gamba. La seconda manica la completiamo. Prendiamo l'uncinetto 5,5 con il filato nero e iniziamo a realizzare il primo giro di maglie alte. Facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto, più 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Dobbiamo proseguire per tutto il giro realizzando tutte maglie alte. Completo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella. E questo è il primo giro che abbiamo realizzato con il filato nero. Dobbiamo lavorare queste 45 maglie alte sottostanti per un totale di 24 giri, compreso il primo. Sono arrivata alla conclusione della seconda manica. Dopo aver realizzato i giri di maglie alte, che in totale sono 24, ho fatto un giro di punto gambero. Troverete sul canale un tutorial riguardo il punto gambero. Arrivati a questo punto, dopo aver realizzato tutte e due le maniche, non ci rimane altro che pensare al décolleté del collo e alla parte posteriore della maniche. Riprendiamo il filato rosso melangiato con l'uncinetto numero 5,5 e iniziamo da una maglia qualsiasi. Inseriamo l'uncinetto in questo modo, passiamo il filo, facciamo una catenella e una maglia bassa. Da questo punto in poi dobbiamo realizzare tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine, che chiuderemo con una maglia bassissima nella prima maglia. Una volta terminato il giro di maglie basse, vi consiglio di provarla e vedere se questa scollatura per voi va bene. Nel caso in cui dovesse essere un po' più larga, fate un altro giro di maglie basse senza le riduzioni, ma cambiando il numero dell'uncinetto. Nel mio caso io farò così. Tolgo l'uncinetto numero 5,5 e prendo l'uncinetto del numero 5. E realizzo un secondo giro lavorando tutte maglie basse. Ci vediamo per il proseguo del lavoro. Dopo aver completato il secondo giro e aver verificato che la taglia per me andasse bene, ho tagliato il filo. Da questo momento in poi dobbiamo realizzare la fascia. Riprendiamo l'uncinetto numero 5,5 e il filato nero. Faccio un piccolo gabbietto e inizio da un punto qualsiasi. Ripieghiamo la maglia verso di noi e questo giro lo lavoreremo lavorando solo l'asola esterna, non quella interna ma quella esterna. Facciamo la prima maglia bassa, ci portiamo il filo dietro, vedete, prendiamo la maglia lavorando solo quest'asola. E dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando solo l'asola esterna. Prendiamo, vedete, questa asolina in questo modo e lavoriamo tutto un giro di maglie basse. Dobbiamo proseguire lavorando tutte le asoline esterne in modo che la fascia del décolleté si giri spontaneamente in questo modo qua. Alla fine chiudiamo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima. Ho completato il primo giro. Iniziamo il secondo giro lavorando una maglia alta prendendo tutte e due le asoline.
Vedete come si vede? Dobbiamo proseguire per tutto il giro lavorando le maglie alte sottostanti. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Dopodiché, in base alla larghezza della fascia che voi desiderate, procedete con un tot di giri. Io ancora non so per quanti giri andrò avanti, ve lo farò sapere alla fine. Ho proseguito per un totale di 6 giri di maglie alte. Arrivata a questo punto non ci rimane che completare la maglia lavorando la parte posteriore. Riprendiamo l'uncinetto e il filato rosso melangiato e iniziamo a lavorare un giro di maglie basse. Entriamo in un punto qualsiasi, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Vedete, prendiamo le maglie in questo modo qua. Ci portiamo il filo dietro in modo da togliere il filo di lavorazione. Dobbiamo proseguire lavorando un giro di maglie basse per tutto il bordino posteriore. Alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Ho terminato il giro di maglie basse. A questo punto taglio il filo e fermo il lavoro. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione. Riprendiamo il filato nero, questa volta addoppiato con il filato a rete, e facciamo un giro di maglie alte. Per avere una lavorazione un po' più morbida, tolgo l'uncinetto numero 5,5 e utilizzerò l'uncinetto numero 7. Entriamo in questo modo, passiamo il filo, realizziamo una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Più due catenelle che fungono da prima maglia alta. Tiriamo il filo in questo modo. Dobbiamo realizzare un giro di maglie alte. Continuiamo lavorando tutto un giro di maglie alte e alla fine chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Ho terminato il giro di punti alti e ho tagliato il filo. Per quello che mi riguarda, a me va bene in questo modo. Vi dico quanto misura l'altezza del bordino. Sono 3 cm. Per chi volesse un bordino più alto, può proseguire lavorando giri di maglie alte. Volevo darvi un piccolo suggerimento per quanto riguarda il filato Charlie. Per chi desiderasse una lavorazione un po' più morbida, basta cambiare il numero dell'uncinetto, che potrebbe essere il numero 6,5 o il numero 7. Tutto dipenderà dal tipo di morbidezza che volete dare al progetto. Detto questo, vi do alcune indicazioni riguardo le misure. A partire da questo punto, all'altra estremità, siamo a 38 centimetri. L'altezza del bordino è di 8 centimetri. Invece, per quanto riguarda la scollatura, e da questo punto a questo siamo a quasi 35 centimetri. Allora, per quanto riguarda la manica, è lunga 50 centimetri. La lunghezza della maglia che parte da questo punto fino alla parte posteriore sono 68-69 centimetri, perché questa è una max maglia. Per chi volesse una maglia un po' più corta di questa, basta avviare all'inizio del lavoro meno catenelle. Come avrete capito, siamo arrivati al termine di questo progetto. Spero che sia stato di vostro gradimento e se vi fa piacere condividete e lasciatemi un like. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.